Andarsene per primi sono stati i matti. Da soli o in piccoli gruppi, la mattina presto, vestiti della festa, con le scarpe lustre e il completo della prima comunione. Poi sono andati via i vecchi, tutti insieme, all'improvviso, senza avvisare nessuno, coi berretti di lana e i loro cappotti pesanti. E qui faceva ancora freddo, quando è cominciata. E poi, da un giorno con l'altro, hanno iniziato a partire anche tutti gli altri. Qualcuno lo conoscevo bene, qualcun altro meno, qualcuno solo di vista, ma è impossibile qualcuno non averlo mai visto se stai qui da una vita, come me, a guardare i treni che partono, chissà per dove. Da piccolo sognavo di guidarlo io, il treno, la locomotiva. C'era anche una canzone lunghissima che parlava di uno che ruba una locomotiva per fare un attentato. E mi piaceva un sacco quando ero bambino, soprattutto quando il cantante diceva "La bomba sua la macchina a vapore". La bomba. Dovevamo ascoltarli, i matti, e capirla fin da subito, che stavolta non c'era proprio niente da ridere e che era meglio svignarsela nel minor tempo possibile. E invece no, io resto a casa, l'aspetto qui. Adesso non si sente più nessun rumore. Forse se ne sono andati via proprio tutti. Che stronzi. Oggi sereno, ma non sono felice. Solo la mucca in stalla oggi è felice, perché ieri le è nato un vitellino e non è morto nelle primissime ore dopo il parto. Io ho piantato un seme, ma non sono sicuro che vedrò crescere le foglie. Basta con queste cazzate. Devo resistere come i partigiani sui miei monti. Uscire a prendere le sigarette. Questa era proprio l'ultima. Se hanno finito anche le nazionali senza filtro, giuro mi ammazzo.